gorze dell'acqua calda come sommesse qui, mediante la bocca, Maria. Mediante la bocca. Una maschera, sono diventato una maschera di carnevale. Non c'è bisogno di una maschera di carnevale ormai. Vado in giro così e per me è sufficiente. Ma che roba? Porca miseria. Quanto sonno me ci vuole a me per recuperare? Quanto devo recuperare del sonno io? Un anno, mi metto lì a dormire un anno intero. Vado in letargo, vado. Non dal letargo io, per levarsi i calamari. Come si fa? Come si fa? C'è chi le lamette, cosa c'è il maso qui? C'è il maso solo queste. Queste qui che taglia tutto un continuo, gli sbocchi del sangue tutt'uno, della pelle. Questa qua è usata. Mi sa che l'uviste è là, l'uviste qualcuna. Se è più buone di queste, però forse a queste, ma l'uviste è là, però è big, è big. Allora, comincio subito con questa. Tu visto, sa? Tu te credi, tu visto che mi stai a guardare. Allora, ho visto, allora, questa qui, questa mastelletta, come veniva il nome. E intanto, guarda, ancora ho queste qui, non me se finisce mai. Mi metto un po' di qui, un po' del prep. Ecco, oggi è una bellissima giornata, di fuori come sempre. C'è il sole. In freddo. Non mi piace il mojo, no? Sì. Il mojo. Eccolo qua. Il mojo e il detersivo per i pavimenti, che almeno mi serve sì. Tutto. Detersivo dove sta? Qui l'acqua. No, il detersivo per i pavimenti, dietro là, vedi un po'? Dietro la colonna lì, dietro la vasca. Non c'è. Ma cavoli. Non c'è più, è finito. Ma ce n'era due, cose, come fai se è finito? Finito. Profumo, pavimenti, eccolo qua. Piccolo. Eccolo. C'ho un telema. Cavoli, ce n'era due barattoli. Avevo uno solo. Eccolo qua. Bisogna che mi fa una maschera. A parte che ce l'ho già. No, dicevo la maschera con la crema. Ci credo che quelli che stanno in televisione se fanno la ricostruzione di diverse parti del corpo con la chirurgia plastica, se diventa maschere proprio cadde carnevale, allora bisogna intervenire sulla pelle. Se uno deve fare lo spettacolo, deve stare online, deve stare nel mondo dello spettacolo. A me non me ne frega niente, sa, tanto non è che se so bello mi si alza l'audience, non mi cambia niente, e anche se era non mi facevo niente lo stesso, perché oltretutto costa tantissimo a fare ste cose, ste modifiche, dopo roba che c'è mani, delle operazioni. A posto, riutilizzo questa qui della metta, vado molto piano, lentamente. Intanto ringraziamo a Dio che ci ha creati e che ci ha fatto svegliare pure stamattina. Altro che. Ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte.
Ti offro l'azione della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà. Per la maggior gloria tua, preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Ed è all'angelo custode che ci protegga sempre, che ci protegga e ci liberi da ogni male. Angelo di Dio che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Adesso la preghiera, perché l'angelo di Dio, no? E tutte quelle altre sono intercessioni. Ad edimo la preghiera a parole. Qual è la preghiera a parole? Il rosario? No, il rosario è un'arma. E l'angelo di Dio non è una preghiera, è una supplica. Poi, l'Ave Maria? L'Ave Maria non è una preghiera, è un'arma contro il maligno. Noi adesso la preghiera, qual è la preghiera? È il Padre nostro, è il Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. L'atto di dolore, lo dici mai l'atto di dolore te? Io non sempre. Tutte le sere sarei da dirlo. Guarda, finalmente dopo mesi e mesi mi si è finita la malizia. L'atto di dolore, dimmi un po' l'atto di dolore. Atto di dolore. Mio Dio, e mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Allora, devo andare piano. Cosa vuoi fa? Cosa vuoi fa? Tanto la vecchiaia avanza. Adesso finché sei giovane, te che stai a guardare, ridi, no? Ridi, dici, guarda lì Matteo quante cazzate dice, no? No, quando ci arriverai l'età mia, dirai, oh, c'è ragione quello, c'è ragione. Che la vecchiaia, quando c'è la vecchiaia, avanza le rughe, c'è la consumazione della pelle, c'è tutto, c'è con la vecchiaia. Dopo con la vecchiaia avanza anche i discorsi antichi, i discorsi del passato, uno pensa al passato, A parte che al passato ci si pensa anche sempre, non è che ci si pensa sempre al passato però dell'infanzia, però soprattutto quando ovviamente uno nell'infanzia non è che pensa all'infanzia, la vive, però quando è passata l'infanzia pensi al passato, se pensa all'infanzia, come me, come te, come tutti, pensiamo all'infanzia. Per chi è che ce l'ha avuta
bella, che c'ha la nostalgia degli anni Ottanta, pensa all'infanzia. Guarda che roba, oh. Sti peli qui, mamma mia, quanto è brutti sti peli. A me mi piaceva tagliarmi rasato, mi piaceva farmi tagliare i capelli, però ieri era chiuso, ieri era lunedì, oggi è martedì. Per chi è che crede alla... alle cose superstiziose, alla superstizione, dice né di Venere né di Marte non si parte. Chi è che crede alla superstizione? Io non ci credo, allora parto lo stesso oggi, perché ogni giorno dovremmo creare cose belle e buone, cose d'amore, buone, parole belle, gesti d'amore, gesti di misericordia, allontanare l'invidia, allontanare le cattiverie, allontanare le parole cattive, le parole del mondo, perché ci porta alla distruzione di noi stessi, le parole del mondo, le parole inutili, ecco. Porta alla distruzione dell'anima, dicendo male, parlando male. Quindi bisogna assolutamente che iniziamo a benedirci e non maledirci, volerci bene, ecco. Allora, adesso il pelo cagnì, bisogna che me lo faccio tagliare da mia sorella, su pelo cagnì dietro il collo, da mia sorella. Adesso mi sciacquo la faccia, ecco. Mi fa la maschera de preppe. E la crema protettiva del giorno l'ho finita la crema protettiva del giorno, quindi mi devo mettere per forza l'unica crema che mi è rimasta, il preppe, perché tanto la roba finisce quando uno la usa, finisce, non è che ce l'ho una volta e poi non finisce più. Queste finisce tutte le robe. Adesso sì. Vedi? Adesso fa una maschera. Più di quella che c'ho sotto, ovviamente, quella naturale, ce l'ho. La maschera esterna la fa adesso. Così c'ho doppia maschera. Però quello che importa che uno o una non ci avesse la maschera nell'anima. La maschera nell'anima è la falsità, è l'inganno, la tenebra. L'importante è non avere la tenebra nell'anima, ma avere la bontà, l'amore. Dopo non importa se fai schifo, sei brutto, brutta, c'hai una maschera ante la faccia, non importa. Vedi, Maria Teresa di Calcutta, una santa, ha fatto un sacco di opere buone, ha sempre amato a tutti, abbracciava anche i lebbrosi, dopo ha preso la lebbra pure lì. Maria Teresa di Calcutta era piccola, goffa, gobba, piena di rughe. Era un mostro fisicamente, un mostro nel senso che era brutta tanto, eppure chi è che l'ha guardata ante gli occhi
era bellissima, c'aveva gli occhi pieni d'amore. Quindi i gesti d'amore rende la persona bella, anche se fa pietà, anche se è disabile, stroppia e tutto. I gesti d'amore, una persona piena d'amore è bella, o bello, uomo, donna, quello che è, basta che è una persona d'amore, è bella. Quando è bella dentro, anche se fa schifo fuori, però tu negli occhi vedi lo specchio dell'anima, che è una persona bella, bella, bella nell'anima. Quindi pensiamoci a sta cosa. Adesso io chiamo mia sorella un attimo, mi fa tagliare dietro il collo il pelo cagnì. Il pelo cagnì. E i capelli, non c'è niente da fa. I capelli la prossima volta li faccio tagliare bene dal parrucchiere. Oggi sono proprio a zero. Il parrucchiere vuole 20.000 lire, no, 22, 24.000 lire vuole il parrucchiere. Oggi non ce l'ho da dai. A parte che devo pia pure appuntamento, eh. Ecco. A posto. A posto. Ecco. Chiara, mi puoi dare un pelo cagnino un attimo? Scusa, che sennò io non me ce vedo. Ma io non so tanto bravo, Così che fa? Basta che togli quello superfluo. Adesso mi sono fatto la maschera, vedi? A parte che già ce l'ho la maschera per i fatti miei, vedi? Perché la maschera? Il volto è diventato una maschera. La vecchiaia mi ha fatto diventare una maschera. Ma che vecchiaia, te la finisci di sempre si vecchio? Wow, è vero. Vecchio è uno quando arriva a 90 anni, finché non siamo 90 anni non siamo vecchi. Una miseria. Una miseria. No, siamo grandi, siamo adulti, no vecchi, siamo adulti. Maturi. Maturi? E allora ci staccamo dall'albero, siamo morti. Sì. Quando uno è maturo è morto, Babbo deve venire oltre, Quanto c'hai? Non c'ho niente in portafoglio. Non c'ho niente. Quanto c'ho? Come quando chiama Cucce, cosa c'hai? Ti dico niente. Adesso sciacquati, dopo se mai vedevo, adesso è un po' pappato con la cosa lì. Adesso sciacquati, dopo vedevo, se mai te li ripasso. Sì, grazie. Vedi? Adesso sì. Ora un po'. Era un po' col preppe io rinnovo la pelle. Da De Masche ritorno Matteo giovane, Matteo bambino, magari, però gli anni non si può mandare indietro. Pure tesa, non puoi ritornare indietro per accorciare i giorni per la cassa da morto, non ritorni indietro. Purtroppo il tempo va avanti e presto anche tu sarai nella cassa da morto. Poi fa tutto, te puoi smattite, poi fa i plastici, poi fa le ricostruzioni, e te puoi fare tutto di più, ante la pelle, ante il coso. Però la durata della vita non la puoi allungare. Purtroppo è così, L'importante, quello che conta, è il bene, l'amore. L'amore che si mette su tutte le cose. La dolcezza, i gesti d'affetto, è quello che importa, è quello che rimarrà. Perché quello che conta, quando morirà il corpo, è l'anima. Quanto amato l'anima della vita, quanto amato, oppure ha fatto un sacco di stronzate, un sacco di cose brutte, ha fatto cose brutte agli altri e tutto, dopo è ovvio, l'anima morirà in eterno facendo del male. Invece più fai del bene e più l'anima vivrà nel bene,
Ecco, adesso io sto un po' a cucire, mi ammaschi tanto la faccia, intanto vuoi fare colazione. Ecco, vuoi fare colazione. Hermano cucì. Ciao, ti saluto.